Qualche poesia di Wendy Cope tratta da Guarire dall'amore. Cuori solitari. Chi appaga il mio modesto desiderio? Ciclista cerca partner per gita e nulla più. Vivi per caso a Londra Nord? Sei tu? Vegetariano gay di pochi amici, serio? Amo la musica, Shakespeare e il sole. Ci sarà qualcheduno che mi vuole? Dirigente annoiato gradisce novità, donna anche bisessuale, artista di giovane età. Vivi per caso a Londra Nord? Sei tu? Sei di successo, etero, e come me di piglio, signora ebrea attraente con un figlio, che appaga il mio modesto desiderio. Bilancia malinconico, inesperto, cerco non fumatore magro, ventenne o poco più. Vivi per caso a Londra Nord? Sei tu? Scrivi 152 CP, foto gradita, non si sa mai, potrebbe funzionare. Le mie brame qualcuno può appagare? Vivi per caso a Londra Nord? Sei tu. Nomi. Elisa fu per poche settimane, quando era proprio piccola, una bimba. Elisa Lili. Poi molto presto Lil. Più tardi fu Miss Stewart dal panettiere, poi fu amor mio, mia cara, poi fu mamma. A 30 anni era vedova, riprese a lavorare, Mrs. Hand, e sua figlia già cresceva, si sposava, metteva al mondo un bimbo. Ora era nanna. A chi andava a trovarla, mi chiamano tutti nanna, diceva, ed era vero, il dottore, gli amici, i negozianti. Al reparto geriatrico è costume chiamare tutti gli ospiti per nome di battesimo. Nella sua scheda non c'era Lil né Nanna. Quelle ultime confuse settimane fu nuovamente come un tempo Elisa. Quello che penso. Sai cosa penso che tu debba fare? Te lo dirò una volta, se vuoi due. Dallo strizzacervelli devi andare. La tua psiche non è in stato eccellente, la tua casa non è un luogo esaltante. Hai capito che cosa devi fare? Continua ad andare a bere con gli amici, a scrivere come me versi infelici, ma dallo strizza devi pure andare. Certo è dura, lo so, non vuoi mollare. Piangerai molto, ok, devi rischiare. Sai quel che penso che tu debba fare. Mi fai sprecare inchiostro, è ancor più fiato. Dai consigli, lo so, sei soffocato, ma dallo strizza devi pure andare. Voglio che tu stia bene, deficiente. Io sto dalla tua parte eternamente. Insomma, sai quello che devi fare. Dallo strizza cervelli devi andare. Salutare paura. Vivo con la paura e l'incertezza. Farle rimare. Mi dà sicurezza. Due mostri che non posso sbaragliare. Vivo con la paura e l'incertezza. Sebbene i nomi astratti siano da evitare, quelli con le maiuscole poi una nefandezza, vivo con la paura e l'incertezza. Direi quei nomi è bello, e in più farli rimare. Digitale interattivo per Julian May. E il mio producer vuole che io dedichi attenzione, che noia, digitale interattivo. Proprio non ci riesco e questo tentativo sarà il solo, come mia convinzione.